Bentornati con un nuovo episodio di Mario e Luigi Viaggio al centro di Bowser più le avventure di Bowser Jr. Ehi, lasciami! Smettila, mollami! Basta! Non si tratta così una signorina! Ah, che fai? Non lì! Lasciami! Lasciami stare! T'ho detto di smetterla! Globin, globin! Sono un emoglobin nomade! Sono venuta a darti qualche consiglio! Quando sei sopra un tubo come questo, puoi muovere il pad scorrevole verso il basso per infilarti dentro! E pum, volerai in aria, oppure fium, sbucherai da un'altra parte. Ci sono tanti tipi di tubi. Quando trovi un tubo, prova comunque a muovere il pad scorrevole verso il basso e vedere che succede. Ciao ciao! Ok, quindi entriamo pure dentro a questo tubo. Quello che fa è sbloccare quest'altro tubo. Che cosa farà? Fantasia, sblocca l'altro tubo. E però abbiamo liberato Dora Stella. Grazie Mario. Attento, c'è un nemico! Let's go! E abbiamo la prima battaglia classica, diciamola così. E naturalmente Dora Stella è là per spiegarvi le cose, se le sbagliate, almeno penso in teoria, come al solito. Come Mastro Todd per il tutorial iniziale, praticamente. Comunque, se vedete quel che ho appena fatto, potete anche contrattaccare. Ovvero, quando il vostro nemico attacca, se riuscite a schivare il colpo, potete anche infliggere dei danni per alcuni tipi di nemici. Grazie Mario, mi hai salvata! Tu sei capato nel bello d'oro? Già! Sembra che siamo finiti dentro al corpo di Bowser. Stavo cercando di capire dov'ero dopo essere stata risucchiata quando sono stata catturata da quella terribile ameba. Dove sono gli altri? Non saprei proprio. Sono stata risucchiata di colpo e quando mi sono risvegliata ero qui. Credo che anche tutti gli altri siano da qualche parte dentro questo corpo. Però non so dove. Il corpo di Bowser è un posto più pericoloso di quel che immaginavo. Potrebbe succedere di tutto da un momento all'altro. Bisogna trovare gli altri in fretta, potrebbero essere in pericolo. È mezzuto che non muoio. Sì, hai ragione. Continuando da questa parte, potremmo imbatterci in qualcuno. Let's go! E vabbè, riprendendo il discorso sul contrattacco, vedete che sarà utile il contrattacco. Comunque, parliamo con questa emoglobina. Sono un blocco salvataggio emoglobinoso. Sono un blocco salvataggio che sparisce dopo un po'. Vuoi salvare? Ma sì, dai, salviamo. Ok. Il messaggio è sempre lo stesso, non è che sia cambiato.
e combattiamo contro questo gombulo. È stata aggiunta una nuova voce alla guida. Colpisci il blocco guida per consultarla. Molto probabilmente vi dirà, vabbè, la difesa d'emergenza, molto probabilmente salto difensivo, forse anche no. Vabbè, contrattacco, no, ho sbagliato, volevo questa. E alla fine della battaglia guadagnate punti esperienza e quella bandierina, man mano che guadagnate punti esperienza, si alza. Vedremo cosa succede quando arriva il culmine. E vabbè. Qua c'è un blocco. Super fungo. Let's go! Inoltre, al termine della battaglia guadagnate anche monete. Per adesso sono poche, ma andando avanti vedrete che aumenteranno. Ok. Let's go! Per il contrattacco non sto dando la possibilità a nessun nemico di attaccare, quindi... Oh, c'è un emoglobin, questa volta un po' più diversa. Sono una dolce emoglobin. Posso ridarti energia se ti senti stanco. Vuoi energie fresche? Ma sì. Prego, vieni sotto di me. Tutti i PV e i PF ripristinati. Torna quando vuoi. Scopriremo più avanti cosa sono... Beh, vabbè, i PV sono i punti vita ed è il numeretto che vedete di fianco al cuore. Diminuisce quando venite colpiti. E quando sconfiggete dei nemici, a volte possono darvi degli strumenti. In questo caso ci ha dato uno sciroppo, che serve per i punti fratelli, i PF. Vedremo più avanti a cosa servono. Ok, qua non c'è niente. Go! Come vedete, sono tipi diversi di scatole. E quando raggiungete il massimo, come vedete, raggiungete un nuovo livello. Quando la bandierina arriva in alto, raggiungete un nuovo livello. Ok. Dopodiché potete cambiare non ho neanche letto, complimenti, pensavo che vabbè. Potete aumentare uno qualsiasi delle caratteristiche del personaggio che ha aumentato il livello. Vediamo un po' le descrizioni. PV, resistenza fisica. Si riduce quando subisci danni, perdi i sensi se PV scendono a zero. Punti fratelli, i PF sono necessari per usare gli attacchi fratelli, vedremo più avanti cosa sono. Potenza dell'attacco, più alto è l'attacco più danni infliggi. Potenza della difesa, più alta è la difesa meno danni subisci. Velocità di azione, più è alta la velocità e prima agisci negli scontri. Il valore dei baffi aumenta la probabilità di colpi fortunati o di fare buoni affari nei negozi. Adesso, quale incrementare? Ho visto che generalmente, giocando agli altri giochi della saga di Mario e Luigi, andando in ordine più o meno è una buona idea. Quindi andrò in ordine partendo dai PV. Come vedete, premendo A, partirà una ruota che farà girare dei numeri. Scegliendo il numero verrà aggiunto alla caratteristica che avete scelto. Semplicemente abbiamo trovato Luigi. Ehi, ti pare questo il momento di giocare? Ma dico,
Mario, tiralo fuori da lì! Salta e afferralo per trascinarlo giù! Luigi! Luigi? Yeah! Mario! Wow! Mario, salta e schiaccialo! Let's go! Okidoki! Se salti sopra un mostro per iniziare una battaglia, gli infliggerai subito dei danni! Fallo, vedrai che gli scontri saranno più facili! Quando combattete fianco a fianco, sembrate davvero dei duri! È stata aggiunta una nuova voce alla guida, colpisci il blocco della guida per consultarla, molto probabilmente ci sarà come far attaccare Luigi nei salti, vabbè. Comunque è identico a Mario, si utilizza solamente il pulsante B, non cambia niente. Buona, come vedete, il gombulo. Beh, vabbè. Molto probabilmente ce lo spiegherà Dora Stella. Luigi, ascolta, ti ricordi come attaccare? Devi usare B. Mario usa A, Luigi, tu usi B. Non confonderti. Ok, esattamente ciò che ho detto. Esattamente la stessa cosa. E vabbè, pensavo che ce lo dicesse. Al prossimo attacco vi spiego cosa intendo. Come vedete, prima di attaccare, il gombulo alza una delle due gambe. La gamba che alza è dalla parte di chi andrà ad attaccare. Semplicemente questo. Pensavo che Dora Stella ce lo dicesse, ma molto probabilmente, siccome l'ho capito fin dall'inizio... Uff! Ma si può! Il corpo di Bowser è tana di un sacco di mostri! Mario, Luigi, non sappiamo cosa potrebbe accadere da qui in poi. Per evitare sorprese, che ne dite di salire un po' di livello? Insomma, se avvistate dei nemici, sconfiggeteli per ottenere ESP. Comunque, Luigi... Hai visto la principessa Peach da qualche parte? Nessuno sa dove sia. Non sarà facile trovarla. Caspita, mi stavo scordando! Ho preparato il menu stellare per aiutarvi nelle vostre imprese. Nel menu stellare ci sono un sacco di informazioni molto utili. Aprilo premendo Start. Un'altra cosa... Potete toccare quest'icona per aprire la mappa. In questo modo potrete sapere esattamente dove vi trovate. L'unica nota negativa è che ci mostrerà... L'unica nota negativa è che ci mostrerà che siamo ancora intrappolati nel corpo di Bowser. Ricordatevi che la guida è ricca di informazioni utili, ma potete consultarla in un altro momento. Bene, alla ricerca della principessa Peach. È stata aggiunta una nuova voce alla guida. Naturalmente vediamo un po' com'è questo menu stellare. Quel che vi permette di fare, vabbè, vedere gli strumenti che avete raccolto. Potete cambiare l'equipaggiamento. In questo caso non è che abbiamo molto da cambiare, ma vedrete che più avanti c'è. Potete controllare lo stato. Praticamente potete controllare le caratteristiche dei vari personaggi, tra cui anche quanti punti esperienza mancano per il nuovo livello. Potete consultare il registro, che vi dice il numero di blocchi che avete colpito, musica che avete sbloccato. Qua ce ne sono già un po' e man mano che andate avanti ne sbloccate di nuove. E altre cose che vedremo più avanti. E naturalmente c'è la guida, che è organizzata in quattro sezioni, ma praticamente...
tutto quel che vi dice è quel che vi dico io, che comunque potete imparare guardandomi. Ma comunque, se siete dei principianti, un occhio alla guida non fa mai male. Parliamo di questo emoglobin. Sono un blocco salvataggio emoglobinoso. Sono un blocco salvataggio che sparisce dopo un po'. Vuoi salvare? Sì. Ok, salviamo. Possiamo tranquillamente continuare. E adesso sì che comincio le battaglie con un salto. Quindi, per il contrattacco, aspettate che il vostro nemico attacchi e dopo, se col tempismo perfetto, riuscirete tranquillamente a, come dire, contrattaccare, quindi a fargli dei danni. Il segreto è sempre tempismo. Okidoki. Sì, qua il gombulo mi è venuto addosso mentre stavo saltando, quindi si è fatto un po' male lui, ma... Comunque non è necessario per forza contrattaccare. Potete anche semplicemente schivare l'attacco e basta. Attenzione! Mi ripresento, sono un'emoglobina nomade al vostro servizio. Sono qui per trasmettervi importanti nozioni emoglobinose. Guardate bene questa apertura. Cosa potete fare a riguardo? Cosa potreste fare a riguardo? È molto semplice. Mentre avanzate col pad scorrevole, premete Y e dite addio alla gravità. Tenetelo bene in mente d'ora in poi. Ora torno alle mie faccende private. Un saluto emoglobinoso a entrambi! A quanto pare con Y potete far saltare Mario e Luigi insieme a posto di premere A e B contemporaneamente. Ma siccome io sono abituato con A e B contemporaneamente, utilizzerò A e B contemporaneamente. Questo è un ascensore, se non premete nessun pulsante come vedete venite giù. Mentre se premete il pulsante giusto... andate su, quello sbagliato non succede niente come avete visto. Altra emoglobin. Certo che si è inghiottito un sacco di cianfrusaglie. Magari c'è in giro qualcosa di utile. Guardate questa cassa, non mi sembra molto resistente. Parliamo a questo emoglobin. Sono un blocco salvataggio emoglobinoso. Sono un blocco salvataggio che sparisce dopo un po'. Vuoi salvare? Sì. Come al solito. Meglio salvare e mi sono dimenticato naturalmente di leggere il messaggio. Quindi il messaggio dice Mario e Luigi si stanno facendo strada nel corpo di Bowser. Mi ero dimenticato prima di leggerlo. E c'è un blocco particolare con una A scritta sopra. Hai preso il tassello attacco numero 1 del postiglio cellulare. Del ripostiglio cellulare. Te ne mancano ancora 9. Ma è un tassello attacco. Bowser ha ingoiato davvero di tutto. Davvero non sai cos'è? Beh, il tassello attacco è un frammento di attacco fratelli. Per usare un attacco fratelli devi raccogliere i 10 tasselli attacco da cui è formato. Dovrei spiegarvi cos'è un attacco fratelli... Vabbè, ve lo spiego un'altra volta. Se qua c'è un tassello attacco vuol dire che ce ne saranno altri nelle vicinanze. Cerchiamoli. Andiamo a cercare i rimanenti tasselli attacco. Come vedete qua dentro ce ne sono molti. Hai preso il tassello attacco numero 2 del ripostiglio cellulare. Te ne mancano ancora 8.
E se guardate la mappa, ve li segna dove sono. E ho premuto ok. Come vedete, la mappa ve li segna. Ripreso il tassello d'attacco numero 3, ripresti il cellulare, te ne mancano ancora 7. Numero 4, te ne mancano ancora 6. Numero 5, te ne mancano ancora 5. Numero 6, te ne mancano ancora 4. Numero 7, te ne mancano ancora 3. Numero 8, te ne mancano ancora 2. Sempre la stessa cosa. E numero 9, te ne mancano ancora 1. Sì, naturalmente non è così semplice trovarli in genere. È solo qua che li fanno trovare in maniera così semplice. Comunque, il numero 10. Ora hai tutti i tasselli attacco del ripostiglio cellulare. Hai a disposizione un nuovo attacco fratelli. Bravi, avete trovato tutti i tasselli attacco. Adesso potrete usare un attacco fratelli. Gli attacchi fratelli sono mosse molto potenti da usare durante i combattimenti. Bisogna saperli sfruttare bene per vincere con facilità. E abbiamo sbloccato il guscio verde. Adesso potete usare il guscio verde. Vuoi vedere la dimostrazione? Vabbè, magari dopo. Non c'è niente di speciale. Proprio al momento giusto. Mario, Luigi, sconfiggeteli usando l'attacco fratelli. Let's go! Okidoki. Mario, Luigi, adesso potete usare un attacco fratelli. Volete che vi spieghi come si usano gli attacchi fratelli? Ma sì. Prima di tutto, uno di voi scelga attacco fratelli tra le opzioni sopra la testa. E abbiamo... eccolo qua, attacco fratelli. Con questo attacco calcerete a turno un guscio. Mario calcia con A, mentre Luigi usa B. Il trucco sta nel prendere bene il ritmo e premere i pulsanti A, B, A, B. A proposito, è sempre possibile consultare la guida per vedere una dimostrazione o per allenarsi. Forza, proviamo! Niente di troppo complicato. Il numero scritto vicino al piccolo guscio, che indica l'ammontare di PF, diminuisce. Ogni attacco fratelli richiede una certa quantità di PF, perciò teneteli sempre d'occhio. Ma non solo, ricordate che se uno di voi perde i sensi, non potete effettuare questi attacchi. Naturalmente. La difesa di emergenza, che non ho mai spiegato, beh, sarà una cosa che eviterò come la peste. È stata aggiunta una nuova voce alla guida, colpisci blocco guida per consultarla, molto probabilmente è quella che vi spiega come attaccare, utilizzare gli attacchi fratelli, vabbè, roba del genere. E vabbè, è stato inutile questo salto, vabbè. Dobbiamo utilizzare di nuovo il guscio verde. Vabbè, stavo dicendo riguardo alla difesa di emergenza, che sarà una cosa che eviterò come la peste, perché praticamente vi permette di accovacciarvi e quindi di subire meno danni. Ma io cercherò proprio di non subire danni, quindi la difesa di emergenza è proprio... Ops, ho sbagliato. E sì, la difesa di emergenza è proprio una cosa che non mi piace, quindi diciamo che è un'ultima risorsa proprio per non farvi subire tanti danni. E come avete visto, se mancate il guscio termina l'attacco speciale, l'attacco fratelli, come avete potuto vedere. Premuto un blocco, non è successo niente. E invece no, è successo qualcosa. Hai preso il martello. Adesso che hai un martello puoi distruggere varie cose.
Prova a usarli in giro e vedi che succede. Se hai altre domande, io sono sempre a tua disposizione. Terminiamo qua questo episodio. Ormai siamo a 25 minuti di video, quindi salviamo e continuiamo. Quindi spero che il video vi sia piaciuto o che comunque sia stato utile. Se volete continuare a seguire questa let's play, iscrivetevi al mio canale. Se avete dei dubbi riguardo a questo video o riguardo a questo gioco, non esitate a pormeli nei commenti. E questo episodio termina qui, quindi ci vediamo al prossimo episodio.